con le stesse cose che ho fatto io. E Gesù risponde: sì, è vero, ma tu non ti sei pentito. Lui sì, lui si è pentito, ha confessato il suo peccato, io l'ho accolto, l'ho perdonato, l'ho lavato, gli ho messo la veste bianca, l'ho purificato. In fin dei conti, il libro della vita dell'agnello è il nostro passaporto celeste. Questo è il mio passaporto svizzero, di cui sono fiero, perché mi ha permesso, mi ha facilitato tante cose andando all'estero. E la cosa più importante che c'è nel mio passaporto è il mio nome, Paolo. Paolo Angelo. E mi racconto una piccola storia. Quando ero piccolino mi chiamavano Paolino e a me disturbava. Man mano che crescevo mi disturbava di essere chiamato Paolino. No, mi chiamo Paolo. E avevano fatto un libretto di risparmio con su il nome Paolino Boscacci. E allora io mi sono permesso di correggere Paolino. Quando giorno vado allo sportello, saltato fuori un po' di ferro, ah no, ma lei non ha il diritto di cambiare il nome. Certo, no, io ho fatto vedere la carta di identità, guarda, io mi chiamo Paolo, mica Paolo. E allora l'ho corretto, l'ho messo a posto. E mi ricordo che tanto, neanche tanto tempo fa, purtroppo stamattina non è qui, Bernadette, io la chiamavo Bernadette, corretto, e lei mi ha detto, ma corretto, guarda Paolo che io mi chiamo Bernadette, non Bernadette. Per dire che se c'è una cosa a cui ci teniamo profondamente, il nostro nome, che non è un semplice fatto di stato civile, il nostro nome sono convinto che incide sulla nostra personalità. Sapete cosa vuol dire Paolo? Significa piccolo. Allora, Paolino, piccolo dal piccolo, proprio non mi andava, anche se in quel momento non sapevo il significato del nome. Ma il nome che ha dato Gesù a Saulo. Ci sono vari personaggi nella Bibbia il cui nome è stato cambiato. Perché il cambiamento del nome è un cambiamento di personalità. Oltre a Saulo, anche Pietro si chiamava Simone. E Gesù lo chiama Pietro. Non perché era una roccia solida, ma perché era un sasso per rotolare. Ha cambiato il nome di Abramo, a cui si riferiscono le tre confessioni, no? Che riconoscono solo Dio. Abramo significava padre alto e Dio lo cambia in Abramo, che significa padre di una moltitudine. E ha cambiato anche il nome di sua moglie, Sarai, che significava la mia principessa. La principessa di chi? Di suo padre, che tra l'altro era il padre di Abramo. E fin quando era la principessa di suo padre, evidentemente non poteva partorire Isacco, non poteva concepire. Dio gli ha cambiato il nome da Sarai in Sara, che vuol dire principessa. Non è più un possesso del padre, lo libera da questo possesso e con l'unione di Abramo nasce Isacco. Ha cambiato il nome di Giacobbe, l'ingannatore, significato dalla sua parola.
in Israele, dopo che una notte intera Giacobbe ha lottato con l'angelo e l'angelo non ha vinto, e gli ha cambiato il nome. Dio gli ha cambiato il nome in Israele, perché ha combattuto con Dio. Quindi il nome è importante. E nel libro della vita il nostro nome viene scritto da Gesù. E Gesù sicuramente conosce meglio la nostra natura di noi stessi. Ed è per questo che torno in Apocalisse a quel versetto di Apocalisse 2, versetto 17, quando dice a chi vince, lettera alla Chiesa di Terra, a chi vince io darò da mangiare dalla manna nascosta e gli darò una pietruzza bianca, e sulla pietruzza scriverò un nuovo nome che nessuno conosce se non colui che lo dice. Se c'è una persona che conosce in profondità il nostro nome, è Gesù, al punto di averlo scritto, di scriverlo nel nostro passaporto celeste. Che meraviglia! E questo passaporto celeste mi permette di accedere alla parte di cielo per l'eternità. Ma c'è un dettaglio: nel mio passaporto io sono invitato a mettere la firma, e se non metto la firma il mio passaporto non è valido, non mi lascio mica passare, perché questa firma accerta che questo passaporto appartiene a me, accerta che tutte le identità che vengono descritte qui sono vere, definiscono chi sono io. E allora anche noi siamo invitati a firmare il passaporto celeste, il libro della vita della mia vita. Ma questa firma la mette Gesù quando noi lo accettiamo in pienezza. Vorrei leggere qualcosa che ha scritto un pastore e professore di teologia alla nostra università di Andrews, Larry Lichten Balta, che dice: la mia firma comprova che questo passaporto mi appartiene e conferma la mia identità. Il passaporto è convalidato solo se c'è la nostra firma. Quella sul passaporto celeste ci sarà quando accettiamo personalmente il sacrificio di Cristo per la nostra salvezza. Non occorre che accettare Gesù Cristo come Salvatore. Ciò deve essere una certezza, una convinzione profonda in noi. Non ci può essere spazio, questo lo aggiungo io, al giochetto della Margherita in cui il dottore dice mi ama, non mi ama, mi ama, non mi ama, e qui sono salvato, ma forse non sono salvato, ma sono più sicuro di essere salvato, no, proprio non sono degno di essere salvato, ma forse sì sono salvato, no. Dobbiamo essere certi di essere salvati. Non stiamo più a giocare con la mente. E se questa certezza è nel nostro cuore, noi qui oggi dovremmo essere tutti gioiosi e danzare di gioia ed essere pieni di gratitudine a
al di là di tutte le difficoltà della vita, delle sofferenze della vita, perché la cosa più importante è di avere la certezza del passaporto celeste, del passaporto della vita, della vita. E vorrei invitarvi a leggere in Filippesi, al capitolo 3, e il versetto 20. La nostra cittadinanza, infatti, è nei cieli, da dove aspettiamo ancora il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. La nostra cittadinanza. L'Apostolo Paolo mette, no, l'accento su questo passaporto, perché noi siamo definiti cittadini nella misura in cui abbiamo un documento ufficiale che sia riconosciuto dagli altri. Ah sì, ok, mi guardano, c'è la mia foto, addirittura in certi, no, magari anche il dito, no, e dico sì sì, se proprio tu puoi passare. E se leggiamo in Colossesi, al capitolo 1, nel versetto 12, cominciamo anche a leggere il versetto 12, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia, rendendo grazie al Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Rendendo grazie di poter partecipare alla sorte dei santi della luce. Noi dovremmo essere colmi di gratitudine di sapere che siamo destinati a regno dei cieli per la vita eterna. E concludo con questo messaggio. Fratelli e sorelle, lo dico per primo per me stesso, dobbiamo vivere quotidianamente